cos'è Forme in Superficie? Forme in Superficie è una mostra dedicata alle ricerche aniconiche nella Calabria contemporanea, quindi a tutta una serie di linguaggi, di ricerche, di espressioni incentrate su quella che comunemente chiamiamo pittura non figurativa o aniconica, appunto, cioè priva di rapporti diretti con la realtà. È una tradizione lunghissima nel corso del Novecento che si conferma tutt'oggi nelle ricerche di tantissimi artisti a livello internazionale. Questa mostra vuole invece valorizzare proprio la creatività del territorio e di conseguenza si compone di 12 artisti di varie generazioni che sono nati, cresciuti e che operano tutt'oggi in Calabria. Secondo appunto le prospettive tecniche, stilistiche più diverse, ma accomunati appunto da questo fattore di rifiuto categorico della figurazione. Continua il percorso di valorizzazione e di potenziamento dell'offerta culturale al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi di Reggio Calabria. Una iniziativa importante, quella a cui diamo il via oggi, una iniziativa che vede protagonisti artisti della nostra città, una iniziativa che vede protagonista la nostra città, perché continuiamo il nostro impegno nei confronti della cultura, dell'arte in senso proprio ampio. E il Palazzo della Cultura è diventato ormai da tantissimi anni un punto di riferimento per la nostra città, attraverso un impegno politico costante e frequente, appunto, riusciamo a dare un segno forte di presenza della cultura e dell'arte nella nostra città. Ecco, questa iniziativa di oggi rientra in una programmazione che abbiamo fatto e che stiamo completando grazie anche ad alcuni interventi di miglioria che sono stati posti in essere, soprattutto grazie al contributo dei dipendenti che prestano servizio al Palazzo della Cultura, interventi di miglioria che hanno interessato il terzo piano, che hanno interessato gli ambienti esterni, che hanno interessato anche degli addobbi, la presenza di addobbi floreali che prima non c'erano. Ecco, stiamo cercando di mettere insieme delle sinergie, delle forze, anche delle persone che chiaramente vogliono dare qualcosa a questa città volontariamente, e lo fanno perché il Palazzo della Cultura anche per loro è un punto di riferimento.